Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Partiamo con una nuova puntata di City Report. Oggi temperatura media a Milano, si sta abbastanza bene. Dove siamo? Stazione di Gaggiano, e vi porteremo a vedere un degrado incredibile proprio dentro la stazione, sul perimetrale. Siamo qui con Hermes, Paolo Rusconi dietro la camera, andiamo a vedere che succede. Eccoci qua, siamo praticamente dietro la stazione, appena dove passano i treni, e questo è lo spettacolo che ci troviamo davanti, che è il primo biglietto da visita che vede qualsiasi persona quando scende alla stazione di Gaggiano. E niente, come possiamo vedere già dal cortile, la situazione è allarmante: ci sono scarpe, spazzatura di ogni tipo, valigie e quant'altro. E qua ci sono i condomini delle persone, proprio di fronte a questa situazione. Siamo entrati, come potete vedere è tutto sinistrato, abbiamo trovato addirittura le uova di piccione, ma quelle sarebbero anche cose naturali, invece troviamo olio motore, diverse taniche di schifezze varie, plasticone, bottiglie. Un lampione della pubblica illuminazione. Un lampione della pubblica illuminazione. Come è finito qua non si sa. Scarpe di bambini. Abbiamo altre stanze anche qui e il sotterraneo, chiaramente, che prima era abitato, adesso è allagato. E fa anche rima, Paolo, se vuoi farlo vedere. Thank you.
State attenti, mi raccomando, non entrate qua dentro perché è pericoloso, ve lo ripetiamo sempre, non imitateci perché potreste farvi del male. Abbiamo trovato anche una siringa e l'ago non si sa dove è finito, ma fortunatamente abbiamo le scarpe apposite noi. E questo, per notizie che abbiamo ricevute, era un ex mulino. Si poteva recuperare? Sicuramente sì. Conciato così, pericoloso, non serve a niente, ma non è finita. Adesso saliamo, perché è anche alto. Eccoci al secondo piano della struttura, dove quello che troviamo qua sono una cosa preoccupante, tutti questi indumenti. Croci rovesciate, graffiti vari. E ancora peggio questa apertura qua dal secondo piano che va direttamente in mezzo ai campi, dove è pericolosissima, potrebbe chiunque passare di qua a schiattarsi al suolo. Oltretutto c'è anche una ciabatta lì incastrata, non so. E siamo solo all'inizio. Ed ecco qui una fantastica panoramica sul campo sportivo del Gaggiano Calcio, dove da qua si può anche vedere la partita senza pagare il biglietto, da una ottima prospettiva, facendo molta attenzione a non andare giù a spaccarsi la testa. Thank you.
Cari amici, come vi avevo già anticipato sulla live, questo è il piano pernotto con vista panoramica sulla stazione di Gaggiano, sulle abitazioni civili che ci sono nei pressi. Abbiamo trovato solo un letto montato, però ci sono le possibilità di dormire in più punti e le cose che abbiamo trovato all'interno, come vedete dalle immagini, ci stanno a indicare insomma che c'è molta più possibilità. Come vedete, per rendere tutto più accomodante, più tranquillo, si sono addirittura oscurati le finestre dal freddo con dei piumoni usati, con delle tavole di legno, e qui ci sono tutte le loro cose, borse, tantissime borse, scarpe, deodoranti. Adesso Paolo Rusconi vi farà vedere tutto. L'ambiente chiaramente è malsano, è insicuro, e pensare che questo era uno dei vanti della nostra zona agricola, perché Milano è la zona agricola una delle più grandi d'Italia, è finito tutto così, sicurezza zero. Cari amici, è così che si passa la notte qui in questa ex mulino agricolo a Gaggiano. Il letto devo dire che è anche abbastanza comodo, c'è anche la candela per trascorrere la notte, il rotolo di carta un po' schifato perché l'abbiamo spostato, inguardabile, e il deodorante. Adesso, senza... scusate, c'è anche lo spazzolino, ci mancherebbe mai che non c'è lo spazzolino. Allora, quello che vi vorrei dire io è questo. Cioè, io non so chi ci abita qui, o anzi, qualche idea ce l'ho. Però è normale che qualcuno viene in Italia e che in Italia nel 2021 si possa vivere in questa maniera? Perché la nostra denuncia di oggi è per il degrado, l'abbandono, sì, il monitoraggio del territorio, ma anche per dire che ci sono persone che non hanno niente. Per chi si trova a vivere qui, credetemi, non è un gran vivere. Nonostante tutto, non pensate all'affitto, perché se uno lavora lo paga anche, ma non vivere così, dove la fai la doccia qua? Abbiamo visto fuori i secchi dell'acqua, ti fai i secchi dell'acqua d'inverno? Altro che Covid qui, eh. Vabbè, direi che ce ne possiamo andare, lasciamo lo spazio al suo occupante, al suo abitante, insieme ad Hermes, e seguiteci. E chiudiamo la puntata di oggi. Chi ha seguito la puntata sa che non siamo in un calzaturificio o in un supermercato della scarpa, però ne abbiamo un buon campionario qui e oltretutto anche di ottime marche. Volete lo Star Grigia, volete lo Star Rossa e tante altre che ci sono. Per oggi chiudiamo, alla prossima, seguiteci, Giulio Trapasso, City Report, e andiamo avanti. City Report!